Per caso siete amanti dell'animazione? Magari vorreste iniziare una serie di questo tipo, ma non sapete da dove cominciare. Bene, ecco una guida delle migliori serie animate da vedere su Netflix. Seguiteci. L'attacco dei giganti è l'adattamento anime del manga di Hajime Isayama pubblicato in Italia da Planet Manga. Segue le vicende di un gruppo di ragazzi che deve affrontare i giganti, creature che hanno invaso il mondo anni prima attraverso una breccia nel cielo e ora sono tornate per distruggere tutto. Una storia profondissima, violenta e piena di riflessioni sulla società. Nel periodo Edo del Giappone del XVII secolo, Mizu, una maestra di spada di etnia mista, cela la sua vera identità al solo scopo di riuscire finalmente ad ottenere la sua vendetta contro i 4 uomini stranieri che erano in Giappone al momento della sua nascita. Esteticamente bellissimo, appassionante ed elegante. Una volta Peter Griffin disse che i cavalli sono persone orribili. E guardando BoJack Horseman non si può che dargli ragione, perché la serie animata Netflix getta uno sguardo impietoso nella coscienza di un cavallo attore tutt'altro che amabile. Attore in declino, aggrappato alla gloria del passato, BoJack è un inguaribile egocentrico che cerca attenzioni e approvazione in chiunque. Attraverso una narrazione grottesca e una comicità amarissima, BoJack Horseman traghetta quindi l'animazione verso un territorio adulto in cui si parla di inadeguatezza e di depressione. E se è vero che il comico è l'ombra del tragico, beh, in questo show c'è davvero poco spazio per il sole. Se amate i vampiri e soprattutto l'omonimo videogioco di Konami, allora non potete perdervi questa serie animata. Nella versione originale poi l'attore Richard Armitage doppia Trevor Belmont, cacciatore di mostri da generazioni che viene aiutato dalla maga Saifa Belnades. Ma il vero pezzo da 90 della serie è Alucard, mezzo vampiro figlio di Dracula e di un'umana. La fantascienza è sempre la placenta migliore in cui partorire i nostri archetipi, allegorie e metafore ben radicate nelle nostre viscere. E questo Love, Death and Robots lo sa alla perfezione e si mette così a decostruire l'essere umano con precisione chirurgica. Questa serie antologica che sperimenta le enormi potenzialità immaginifiche dell'animazione si mette quindi i guanti per sporcarsi le mani con sesso, paura, violenza, amore e morte. Esistono delle serie TV folgoranti, instant cult destinati a diventare fenomeni virali celebrati in tutto il mondo. E a Rick e Morty è successo esattamente questo. Anarchica, folle e schizzata, la serie animata nata come parodia di Ritorno al Futuro è un viaggio nello spazio-tempo all'insegna del politicamente scorretto. Uno scienziato alcolizzato di nome Rick e il suo ingenuo nipote di nome Morty danno così vita a un'irresistibile serie di disavventure in cui citazionismo pop e nichilismo si sposano alla perfezione. E sono tutte cose che rendono Rick e Morty un meraviglioso esperimento animato più che riuscito. Serie animata scritta, disegnata e diretta da Zero Calcare, strappare lungo i bordi ruota attorno a un viaggio che Zero e i suoi inseparabili amici Sara e Secco devono affrontare. Nel corso dei 6 episodi che compongono la serie si susseguono racconti e flashback della vita del protagonista, passando dagli anni delle scuole medie a quelli del liceo fino a tornare al presente. Inoltre, durante questo viaggio, Zero Calcare cerca in tutti i modi di distrarsi da quello che la sua coscienza, ovvero un armadillo dalle sembianze antropomorfe, non fa altro che ricordargli, ovvero il motivo per cui i tre amici si stanno recando a Biella. E voi invece cosa ne pensate? Quali sono le vostre serie Netflix animate preferite? Fatecelo sapere nei commenti!